cerca spazio. Il quarto minuto sta scadendo, il quarto minuto sta scadendo, è finita, incredibile, la Juve in finale, 12 anni dopo, la gioia contenuta di Allegri che abbraccia Ancelotti, che impresa per la Juventus, 1-1 strameritato, la gioia di Buffon, impresa Juventus. Provate come me in questo momento, ma non ci credo. Adesso parlare di tecnica o tattica, abbiamo sbagliato con Chiellini, i rigori ci stavano, non ci stava l'arbitro scandaloso, perché a Madrid funziona sempre così, e alla faccia del cazzo che ci dicevano che la UEFA voleva spingersi in finale. Detto questo, lasciamo stare, sorteggi fortunati. La Madrid secondo me, oltre a Barcellona, era la peggiore che ci poteva capitare. Il Barcellona, a mio avviso, è stato più fortunato di beccare in questo momento il Bayern Monaco, con Robben e Ribery in fuori, però qua nessuno ne parla, che il Barcellona ha avuto una grandissima fortuna, perché se beccava questo Bayern Monaco, il Bayern Monaco di novembre ne prendeva 3. Perdeva 3-0 ieri. Adesso bisogna levarsi sassolini e scarpe. Comunque andrà a Berlino, perché il Barcellona, non giriamoci intorno, è l'Everest, cioè come scalare l'Everest. Il Barcellona è una partita secca, può succedere di tutto, però è inutile negare che partiamo nettamente sfavoriti rispetto al Barcellona. Ma il calcio è strano, però ripeto, può accadere di tutto a Berlino, però comunque andrà, bisogna veramente Allegri, intanto a chi lo criticava fino al mese scorso, non dico fino a 4 mesi fa, all'anno scorso, dovete tutti succhiarglielo, perché ne ho sentite di tutti i colori. Allegri ha vinto il quarto scudetto di fila, il primo con la gestione Juventus, è in finale di Coppa Italia ed è in finale di Champions League. Allora, io avevo detto ad agosto, a luglio, quando era, Allegri ci porterà il quarto scudetto di fila e ci porterà almeno in semifinale o massimo semifinale, avevo detto, adesso non mi ricordo. È andato oltre la più rosea previsione che avevo fatto pure io, ok? Chi avrebbe firmato in questo momento di essere a Berlino 9 mesi fa? Comunque, siamo a Berlino ed è quello che conta. Nonostante i gufaggi degli anti-juventini, i gufaggi delle vedove di Conte, lo stesso Conte penso che abbia gufato, ma nonostante tutto siamo in finale e ve l'abbiamo messo nel culo l'ennesima volta. Eravate lì che vi sparavate le seghe al gol di Cristiano Ronaldo su rigore oggi, e poi al gol dell'ex Morata. Io Alvaro ti adoro, anzi, piccola parentesi, bravi i tifosi della Madrid a applaudire Pirlo, per carità, però siete stati stronzi a fischiare Morata. Volete fare gli indifferenti, fatelo, ma non fischiate un giocatore che vi ha fatto 2 gol tra andata e ritorno e non ha mai esultato. Un'altra parentesi, io dicevo gli ottavi di finale. Borussia Dortmund e Atletico Madrid sono stati distrutti, io dubito che arrivino fino in fondo. Bayern Monaco e Real Madrid, avevo detto, cos'è che avevo detto? Che erano le due squadre che avevano vinto le due competizioni passate, quindi non avranno la fame, dicevo a febbraio ovviamente, non avranno la fame come altre squadre. Io avevo detto 3 squadre che secondo me potevano essere le outsider, che in quel momento non stavano facendo chissà che calcio, però potevano essere le outsider. Avevo detto Juventus, Chelsea e Barcellona. In finale ci sono Juventus e Barcellona. Questo è essere competenti di calcio, e non è per vantarmi, ogni riferimento puramente casuale. La follia è non crederci, ok? Quindi bisogna crederci, e vi saluto, a questo punto vi do un abbraccio, e andiamo a Berlino a prenderci la coppa. Fino alla fine, forza Juventus! Comunque andrà a Berlino, grazie mister, grazie dirigenza, grazie società, grazie proprietà, grazie ragazzi, e grazie anche chi si è macinato chilometri su chilometri per andare in casa e trasferta tutto l'anno senza fare distinzioni di partite. E per di più questa vittoria lo dedico, comunque andrà a Berlino, questa vittoria la dedico
e 39 angeli che ci hanno lasciato 30 anni fa in quella pessima finale dell'Eisel. Questa vittoria è tutta vostra.